Sto valutando anche altre ordinanze da fare. La prima riguarda gli arrivi in Italia, per quello ci riguarda in Campania, dei pullman che vengono dai paesi dell'est Europa. Continuano ad arrivare pullman senza nessun controllo dall'Ucraina, dalla Romania, dalla Bulgaria. Abbiamo rilevato che la gran parte dei focolai oggi sono di importazione, vengono dai paesi esteri, quindi dobbiamo trovare delle forme di controllo preventivo. Saranno i numeri che ci diranno se dobbiamo chiudere di nuovo tutto. Io vorrei evitarlo. Ho lanciato un appello 15 giorni fa, mi pare che questo appello non sia stato raccolto e quindi non escludo che ci possano essere misure ulteriormente restrittive. Buonasera da Alice Channel. Risalgono a pochi giorni fa, ma sono quanto mai attuali, le dichiarazioni dei governatori della Campania e della Sicilia, Vincenzo De Luca e Nello Musumeci, alle quali si aggiungono quelle del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha di recente pubblicato un lungo post su Facebook. Le tre regioni nelle scorse ore hanno varato tre ordinanze molto simili per contrastare la diffusione del coronavirus, stabilendo che verranno disposte nuove e più stringenti misure di controllo sanitario per chi rientra da Malta, Spagna e Grecia, territori fortemente colpiti dalla pandemia. Le ordinanze prevedono in particolare l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni nella propria abitazione. L'approssimazione della pausa di Ferragosto non ferma le trattative tra Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti. L'obiettivo sarebbe quello di definire al più presto, possibilmente per settembre, il memorandum che porterà alla nuova ASPI pubblica. Atlantia il 4 agosto a sorpresa ha messo nero su bianco due opzioni, la vendita dell'88% di ASPI con asta competitiva o la scissione proporzionale di ASPI da Atlantia e la conseguente quotazione in borsa. Cassa Depositi e Prestiti resterebbe invece fedele allo schema con aumento di capitale e quotazione. Parallelamente a questo è ancora aperto il fronte che riguarda la concessione. Sul tavolo c'è il piano economico finanziario presentato il 23 luglio da ASPI che costituisce la chiave per determinare il valore della società, ma ci sono anche diversi temi caldi, ossia l'andamento tariffario al 2038 per il quale la ministra dei trasporti Paola De Micheli ha indicato un tetto massimo dell'1,75%, le modalità di composizione dei 3,4 miliardi di compensazioni, gli investimenti sulla rete autostradale per 14,5 miliardi e i 7 miliardi di manutenzione al 2038. Una linea sottile sembra separare proroghe e deroghe in funzione anticrisi dalla cristallizzazione di privilegi. La discussa proroga di 15 anni delle concessioni per gli stabilimenti balneari viene ora estesa a laghi, fiumi, nautica da diporto e società sportive iscritte al CONI. Tutto questo in cambio di un ritocco al rialzo dal 2021 al 2026 dell'importo minimo del canone annuo, che sale da 362,9 euro a 2.500 euro. L'autorità garante per la concorrenza aveva già bocciato una norma contenuta nel decreto rilancio per la deroga al controllo antitrust per operazioni di concentrazione con sostegno pubblico tra banche in liquidazione coatta amministrativa. Il documento metteva in fila altre norme poco amiche del mercato, ossia la proroga della concessione alla compagnia Tirrenia nei trasporti marittimi in continuità territoriale, quelle sulle concessioni portuali e per l'idroelettrico e la già citata concessione agli stabilimenti balneari. Nel decreto mille proroghe era infine scattato l'ennesimo rinvio per il completamento della liberalizzazione dell'energia. Nel gas, per le microimprese, gli utenti domestici e i clienti finali di piccole dimensioni, si è passati al 1 gennaio 2022. Nell'energia elettrica, per le piccole imprese, al 1 gennaio 2021. E veniamo ora alle principali notizie della giornata.
Tornano a salire i contagi da coronavirus in Italia, 412 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 6 i decessi. A Pozzallo trovati positivi altri 73 migranti, lunedì arriverà l'esercito per presidiare l'hotspot siciliano. Il governo ha pronto intanto un piano in 4 scenari per la sicurezza in autunno ed è stretta sulle discoteche e sui rientri dall'estero. Niente privacy per i deputati con il bonus. Il garante autorizza infatti la pubblicazione dei nomi se non può evincersi una condizione di disagio sociale e tanto più per chi esercita una funzione pubblica. La polemica si sposta ora sulla figura del presidente INPS Tridico, nel mirino di opposizione e parte della maggioranza per le indiscrezioni che legano le notizie filtrate sui furbetti dei 600 euro e il referendum sul taglio dei parlamentari. Aperta un'istruttoria proprio sulla metodologia seguita dall'istituto rispetto al trattamento dei dati. La Lega promette rigore nella reazione contro chi ha preso il bonus. Resta un giallo la morte di Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato 4 giorni fa nelle campagne di Caronia in Sicilia, a 6 giorni dalla scomparsa, con il figlio Gioele di 4 anni, non ancora ritrovato. L'autopsia al momento non ha permesso di chiarire causa e dinamica del decesso, resta anche l'ipotesi di una caduta. Nuova ondata di caldo sull'Italia con l'anticiclone subtropicale che sta conquistando tutto il paese e comincia a inviare masse d'aria direttamente dal deserto del Sahara sulla penisola. Joe Biden ha scelto la senatrice californiana Kamala Harris come candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Soprannominata la Obama donna e di origini indiano-giamaicane, è la prima donna di colore a correre per questo incarico. Oggi la prima uscita ufficiale di quella che il presidente Trump ha già ribattezzato la coppia sbagliata per l'America. Confindustria spinge per l'iperammortamento. Le misure contenute nel DL agosto sono in grado di fare un passo avanti nell'innovazione delle imprese, incrementando l'occupazione, soprattutto quella giovanile e di alto livello. Si tratta di un'iniziativa con effetti immediati, con controlli ex post, che si diffondono su tutti i tipi di impresa. Così si è espresso Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria, il quale ha specificato che il provvedimento è a costo zero per lo Stato ed applica lo stesso sistema dell'ecobonus, con il vantaggio dello sconto in fattura e la possibilità di cedere il credito fiscale o all'impresa venditrice o alle banche, permettendo così di investire anche alle aziende che magari per problemi di liquidità non l'avrebbero fatto. Il tema della liquidità ci porta ora ad affrontare la questione attuale della finanza pubblica supportata da Bruxelles, con programmi come il Recovery Fund. Il vice direttore generale di ALIS, Antonio Errigo, ha raccolto le dichiarazioni di Carlo Corazza, capo dell'Ufficio Italiano del Parlamento Europeo. Dottor Corazza, l'Unione Europea, a causa dell'emergenza Covid, rischia di veder compromessa la sua tabella di marcia sui vari fronti oppure può cogliere una nuova occasione di coesione tra tutti gli Stati membri? Ma io credo che il vertice che si è concluso il 21 luglio con un accordo che tutti hanno definito storico ha dimostrato che questa crisi, che poteva essere un serio rischio per la tenuta dell'Unione Europea, in realtà è diventata un'opportunità di crescita. A settembre ci sarà il discorso sullo Stato dell'Unione, l'11 settembre, e lì probabilmente si aprirà un dibattito sul futuro dell'Europa, cioè per andare avanti, riaprire il cantiere che deve essere completato, non lasciare questa Europa in mezzo al guado e finire la costruzione dell'euro, dell'unione fiscale, l'unione economica, l'unione politica. Quindi io penso che l'Europa si è rimessa in marcia e sta andando nella giusta direzione. Come sta reagendo il Parlamento europeo a livello anche di lavoro delle singole commissioni rispetto all'enorme mole di lavoro e di proposte legislative riferite al periodo di emergenza? Ma io penso che il Parlamento europeo fin da subito, fin da marzo, si è messo in prima linea per spingere il Consiglio dei Ministri, gli Stati membri, la stessa Commissione a reagire e ad approntare degli strumenti adeguati. Non ci dimentichiamo che nella risoluzione del 17 aprile il Parlamento europeo già chiede dei recovery bond, quindi dei titoli acquistabili dalla BCE con debito comune europeo e un bilancio all'altezza della sfida che avevamo davanti.
è che molti degli strumenti che sono stati approntati, che sono già disponibili, compreso l'utilizzo immediato dei fondi strutturali residui, sono stati possibili grazie al lavoro che ha fatto il Parlamento europeo anche durante il periodo di lockdown. Quindi il Parlamento non solo è stato centrale, ma è stato anche molto operativo e continuerà ad esserlo in tutte le sue commissioni. Un'ultima battuta, quali sono gli strumenti che l'Europa sta mettendo a disposizione degli Stati membri per uscire dalla crisi e riuscire ad affrontare questo periodo emergenziale? Allora, come dicevo all'inizio, il 21 luglio i capi di Stato e di Governo hanno trovato un accordo non solo sul nuovo bilancio europeo, che vale 1.074 miliardi, ma anche sul Next Generation Europe, che sarebbe appunto il Recovery Plan, il piano per la ripartenza, che vale 750 miliardi tra prestiti e fondo perduto. Ricordo che parliamo di 390 miliardi a fondo perduto e 360 miliardi di prestiti, e che il paese che più beneficerà di questo fondo è l'Italia, con 209 miliardi. Quindi veramente una reazione molto robusta, che si aggiunge ai 100 miliardi di SURE per la cassa integrazione, ai 200 miliardi di linee di credito per le imprese della Banca Europea di Investimento e a 240 miliardi del meccanismo europeo di stabilità per le spese sanitarie dirette e indirette. Quindi stiamo veramente parlando soltanto per l'Italia di qualcosa che si avvicina al 50% del nostro PIL, se andiamo a vedere anche il programma di acquisto della BCE, che finora ha stanziato 1.710 miliardi. È veramente un programma poderoso, adesso però si tratta di utilizzarlo bene. Una delle idee su cui si sta lavorando è un piano di investimento per le infrastrutture, in particolare sulle infrastrutture di trasporto, che hanno bisogno di essere ammodernate, in particolare nel nostro paese, e soprattutto hanno bisogno di essere più sostenibili. Enel entra nella logistica partendo dai porti. Enel ha presentato un piano per l'Italia basato su fonti rinnovabili, sistemi di accumulo di energia e impianti a gas efficienti, flessibili e funzionali ad assicurare l'affidabilità del sistema elettrico nazionale. In questo contesto, il gruppo è impegnato nella valorizzazione delle aree in dismissione in cui sono presenti impianti meno efficienti, alcuni dei quali non producono già da diversi anni, secondo i principi dell'economia circolare. Tra questi ve ne sono alcuni in aree retroportuali strategiche in cui Enel intende costituire una rete di depositi doganali. L'obiettivo di Enel Logistics è proporsi come partner di aziende, player logistici e operatori portuali che hanno la necessità di movimentare e gestire volumi in import ed export, beneficiando anche dei vantaggi fiscali derivanti dal deposito doganale. L'ambizione è farlo secondo i principi di sostenibilità e innovazione, utilizzando le tecnologie più efficienti per una radicale trasformazione del modello energetico a favore di una sempre maggiore elettrificazione dei consumi di energia. Incentivi agli investimenti autotrasporto 2020. In relazione all'avviso del Ministero dei Trasporti sul decreto ministeriale numero 203 del 12 maggio di quest'anno, riferito ai contributi per gli investimenti per l'annualità 2020 a favore delle imprese di autotrasporto e alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il MIT ha aggiornato sul proprio sito web l'avviso inerente ai contributi 2020, specificando che il decreto direttoriale disposizioni di attuazione del suddetto decreto ministeriale 203/2020 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le domande di ammissione ai contributi saranno proponibili esclusivamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale di attuazione secondo le modalità ed i tempi previsti. Ne consegue che le domande proposte anzitempo non saranno prese in considerazione. Ed era questa l'ultima notizia della giornata. Grazie per l'attenzione e arrivederci a domani.